Le piogge di venerdì scorso hanno fatto scattare il divieto di balneazione in tutta la zona della spiaggia libera di Sassonia, a causa degli scolmatori del vicinissimo depuratore che hanno riversato in mare tutte le acque nere raccolte. Le nuove scogliere infatti dovevano essere realizzate in parallelo con il prolungamento degli scolmatori stessi, ma a quanto sembra i lavori non hanno proceduto pari passo, provocando così il riversamento in mare e dal Movimento 5 Stelle tutta la rabbia e il disappunto per la vicenda. Purtroppo l'assessore competente Mascarin addirittura era anche orgoglioso di aver fatto aprire questo cantiere appunto per il prolungamento che non è stato ancora realizzato a maggio, per appunto sospenderlo adesso da giugno fino a settembre appunto perché è un periodo proprio di pieno turismo e di riprenderlo a settembre. Il risultato qual è? Che intanto una zona della spiaggia è completamente occupata da un cantiere sospeso e al primo acquazzone abbiamo il divieto di balneazione. Ecco, noi ci chiediamo con che coraggio e con che diciamo, coscienza questi nostri amministratori affrontino questa situazione e ci chiediamo anche magari chi è che dovrà pagare eventualmente i danni causati da questa azione scriteriata, totalmente scriteriata per chi lavora su questa zona, gli operatori turistici stessi. Ecco, sicuramente la nostra è una critica secondo noi sacrosanta, ma non ci fermeremo qui, faremo tutti gli accessi agli atti possibili per capire come mai c'è questa discrepanza di tempo tra scogliera e prolungamento degli scolmatori, anche perché un paio di anni fa il progetto ci è stato presentato proprio come contemporaneo, cioè mentre si facevano le scogliere si sarebbero fatti anche i prolungamenti degli scolmatori. Che cosa è successo nel frattempo, visto che questo non si è realizzato?